Allora, qui ci dice, vedete, nel punto B, stabilire la velocità delle due sfere dopo l'orto nell'ipotesi che esso sia completamente anelastico. Poi dice, vabbè, esprime in questo caso il valore dell'energia dissipata. Se un orto è completamente elastico, che cosa succede? Che quindi la quantità di moto è l'unica cosa che si conserva, che è m per v1, che è la velocità, diciamo, del primo, è questa qui. Invece dopo, praticamente, che succede? Procedono, quindi 3m, procedono alla stessa velocità. Quindi che abbiamo dopo m più 3m, quindi come diventasse un unico corpo per v', quindi avendo la stessa velocità. Quindi il nostro v' che sarà m per v fratto 4m. Ecco, la velocità sarà v². L'energia dissipata, quindi che possiamo chiamare con delta E, che cosa sarà? Beh, la variazione di che cosa? Dell'energia cinetica, quindi dobbiamo vedere quella finale meno quella iniziale. Beh, quella finale abbiamo detto che è un mezzo, la massa quant'è? È 4m per la sua velocità v quarti al quadrato, va bene, perché procedono insieme. Bene, quella iniziale che era solo del primo corpo, un mezzo, m. Andiamo a fare i calcoli, ci abbiamo quindi delta E uguale un mezzo, vabbè, per qua poi semplifichiamo tutto, per 4m per v quadro 16esimi meno un mezzo m v quadro. Qua dicevamo, qua abbiamo 2, qua 2 e rimane 8. Quindi abbiamo un ottavo meno un mezzo m v quadro. Quindi facciamo il minimo comune multiplo 1 meno 4 e qua m v quadro. Quindi questa è la nostra energia dissipata, quindi avremo una variazione di energia di meno 3 ottavi m per v quadro. Va bene? Quindi espressa chiaramente rispetto ad m v quadro.